Sull'importanza di Fanon, cioè bisogna interrogarsi, perché in qualche modo bisogna chiedersi in che misura Fanon parla al presente, in che misura il presente ci aiuta a rileggere Fanon. E questo credo lo sforzo da fare. Immediatamente può esserci anche un qualcosa nel presente che sembra allontanarci sideralmente da Fanon, cioè la geografia con cui lui si misurava non è più la geografia del presente. The settler's town is a strongly built town, all made of stone and steel. Fanon quindi va a lavorare in Algeria, a Blida, in particolare all'ospedale di Blida, e quindi si occuperà di dirigere il reparto di psichiatria e si occuperà sia dei coloni che dei colonizzati. La sua attenzione sarà focalizzata dalla sofferenza dei colonizzati. Decolonization is the meeting of two forces. Opposed to each other by their very nature. Their first encounter was marked by violence, and their existence together, that is to say, the exploitation of the native by the settler, was carried on by the impact of a great array of bayonets and cannons. Fanon ne vedeva gli esiti sulla popolazione che arrivava all'ospedale, che era in preda a disturbi. Anche molto epidermizzati, no? Questa è una parola che lui usa in quanto mette al centro dell'incontro tra medico e paziente il corpo, e in questo è molto attuale e precorre moltissime delle tematiche che soprattutto l'antropologia medica ai giorni nostri porta avanti e che sono utili proprio per costruire una critica a una certa prassi diagnostica e terapeutica della psichiatria istituzionale occidentale che si esercita oggi. The first thing which the native learns is to stay in his place and to not go beyond certain limits. Fanon, quando parla del colonizzato, del soggetto colonizzato, parla di zombie. Parla sempre di soggetti che sono mezzi morti e mezzi vivi, perché ridotti a una deprivazione, perché costretti a vivere in ambienti malsani, come poteva essere la casbah di Algeria negli anni 50. Quindi questi zombie sono anche delle figure molto attuali, no? Che poi sono tornate in un certo cinema degli ultimi 20-30 anni. E immediatamente gli zombie si contrappongono a un'altra figura potente che ha in un certo senso segnato l'immaginario cinematografico e non solo degli ultimi anni, che è quella del vampiro. Allora si potrebbe traslare questo rapporto tra colono e colonizzato nei termini di una guerra degli zombie contro i vampiri, perché in fondo un vampiro è colui che parassitariamente succhia il sangue della sua vittima. No? E lo zombie è il soggetto mezzo morto che soltanto per il fatto di opporsi e far vedere che è ancora vivo, con un movimento quasi invertebrato, però terrorizza potenzialmente il vampiro. Quindi la lotta è tra il terrore, e questo Fanon lo dice esplicitamente, cioè il colonialismo è terrore, la lotta dei colonizzati deve essere terrificante. Allora, la figura terrificante forse è lo zombie, la figura che invece produce il terrore, quindi il vero terrorista, è il vampiro. Credo che ci possa essere un'emancipazione che nasca proprio dalle persone, dai popoli, è uno sviluppo. E credo anche che bisogna inventare, come dice Fanon nel documentario, una nuova strada. Humanity is waiting for something other from us. If we want to turn Africa into a new Europe, then let us leave the destiny of our countries to Europeans. Penso che abbiamo avuto ampie dimostrazioni ancora ai nostri giorni con queste guerre fallimentari di come l'importare modelli del nostro mondo occidentale sia fallimentare. In qualche modo è già dimostrato che il nostro modello non funziona, quindi perché dobbiamo essere noi portatori di un modello fallimentare in un paese in via di sviluppo? Per quale motivo? Per portare anche loro al fallimento? We moved from the camp about 3 o'clock in the morning and everything was done with great calm and absolute silence, and as soon as it became light enough just to barely see, the order was given to open fire. They only fired back for a couple of minutes with machine guns. After that there was
no reaction on their part anymore. Bisogna, come africani, inventare un nuovo modo che sia il loro modo e che non escluda assolutamente che il loro modo, in un domani ciclico della storia, possa aiutare anche noi a uscire da questo circolo di declino in cui ci siamo infilati. Tunduvanga maga sabini wedi lukwetu kuhunu kumazambiki general kawuze de Ariaga. Daliaga anituma zenera Daliaga wena kumazambiki. Upatende ingondo udimenchacholo na igwe sakataka.